Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo episodio di cosa parliamo oggi? Caricatori veloci, speed loader. In particolare quello della Odin, ovvero l'M12, uno speed loader veramente interessante. Sigla che poi partiamo. Partiamo definendo che cos'è uno speed loader per poi andare a capire perché lo speed loader M12 della Odin è così speciale. Uno speed loader è molto semplicemente quello che dice il suo nome, ovvero un caricatore veloce. Se avete un po' di familiarità col software saprete che ci sono quelle siringhe che vanno a spingere i pallini all'interno dei caricatori monofilari, perché deve essere chiara questa cosa, gli speed loader servono solamente per caricatori monofilari, i caricatori maggiorati vi basta aprire uno sportellino e buttarci dentro i pallini, mentre per i caricatori monofilari, avendo una molla che tiene premuti, tiene sempre spinti i pallini, dovete per forza andarli a inserire a forza, compressando sempre di più la molla. Potete farlo a mano se volete, io in certe situazioni sono stato costretto a farlo, non lo consiglio nemmeno al mio peggior nemico però. Questo che ho in mano è uno speed loader economico, potete già sentire l'effetto maracas che sta facendo e il funzionamento è molto semplice. Andate a inserire un caricatore di tipo da R15, M4, M16 all'interno e grazie a questa levetta esterna andate a buttare con degli ingranaggi i pallini che avrete inserito tramite questo sportello all'interno del caricatore. Chiaro è che rispetto a una siringa che tiene indicativamente 70, 80 volte 100, 120 pallini e che dovete andare a continuare a premere e personalmente che mi si spaccano sempre, questi cosi qui, anche quando economici, sono molto comodi perché con 3-4 giri di questa piacevolissima levettina si vanno a caricare. Qual è quindi però la differenza tra uno speed loader economico come questo rispetto a uno speed loader della Odin? Sì, c'è scritto Lab Monopoly, perché questo è proprio il nostro, il monopolio che utilizziamo noi. Partiamo parlando dei materiali. Prima di tutto, i materiali di questo tipo di speed loader sono fantastici, anche perché il costo di questo tipo di speed loader è superiore rispetto a quelli economici. Però una cosa importante da tenere a mente è che non fate il soft gunner rabbino, non andate sempre sui prodotti economici, come ho fatto anch'io. Personalmente ho avuto, e ce li ho ancora a casa, 3 di questi affari, che si sono tutti spaccati, principalmente per colpa di questa cosina qua, ovvero la levina che voi dovete andare a girare, la rotella che dovete andare a girare per andare a mettere i pallini all'interno del caricatore. Questo perché quel tipo di speed loader lì non ha un sistema che permetta all'ingranaggio di fermarsi nel momento nel quale il caricatore che avete inserito dentro è arrivato a capienza. Quindi volendo, visto che è un meccanismo, potete continuare a cercare di spingere questa rotella che va a attivare gli ingranaggi fin quando a un certo punto gli ingranaggi non cedono. E vi dirò anche che il punto di cedimento degli ingranaggi non è esattamente altissimo, infatti vi basta andare a premere leggermente troppo forte per rompere o la rotella, la manovella esterna o gli ingranaggi all'interno. Un'altra differenza sostanziale che c'è tra questi speed loader della Odin rispetto agli altri è la velocità di ricarica e un sistema che va a proteggere gli ingranaggi e i vostri caricatori dal sovraccarico di pallini. Infatti quando andiamo a inserire un caricatore qui dentro, oltre ad avere ovviamente un sistema di blocco che impedisce al caricatore di saltare via e che quindi rimane poi attaccato, abbiamo un sistema che andando a girare questa bellissima manovella va a bloccare il meccanismo prima della rottura, quindi una sorta di sistema di protezione dell'ingranaggio. Quindi la rotella non continuerà a far forza cercando di spingere dei pallini all'interno di un caricatore che ormai è già saturo pieno di pallini, ma semplicemente passerà oltre, dandovi il segnale che basta, la forza necessaria a calzare dentro i pallini c'è già stata, non esagerare, fermati, non scrivere mentre guidi. Questa personalmente è una feature che ho adorato e un'altra cosa che ho adorato è questa parte qui in particolare, che è fatta veramente molto bene. Ripeto, in tutti gli altri speed loader che ho avuto, questa parte si spacca ed era fatta col volu, letteralmente col volu, veramente fatta di madre. Qui invece c'è una cura per i particolari e soprattutto un funzionamento molto più fluido e molto migliore. Senza parlare del fatto che io che ho una OCD, quindi un ossessivo compulsivo, odio quando tolgo il caricatore e cadono i pallini da sotto. Con questo ingranaggio possiamo... Maracas. Possiamo girarlo, dare 2 giri indietro
e non cade niente. Cosa veramente molto figa, ci evita di sprecare anche pochi pallini e personalmente, visto che mi dà un fastidio atroce buttare via dei pallini, è una piccola chicca che non è sicuramente un punto di svolta, ma è una roba in più che io sinceramente adoro. Se a voi non piace, qui sta ai vostri. Anche la capienza di questi cosi è nettamente superiore rispetto all'altro. Troviamo ben 1600 pallini che possono essere stipati all'interno di questo tipo di speed loader. Come già detto, c'è un sistema di frizione che impedisce all'ingranaggio di andarsi a sforzare, che quindi lo va a mollare nel momento nel quale spingiamo troppo sull'acceleratore. Tutti i componenti sono in fibra di nylon rinforzata, quindi anche da quel punto di vista lì troviamo uno speed loader veramente solido, veramente tosto. E oltre a questo qui avete anche un anno di garanzia. Cosa vuol dire? Che se qualsivoglia motivo, visto che questi sono quei componenti, quella parte di attrezzatura che si usa veramente tanto e che subisce uno sforzo estremo, se questo affare quindi si va a rompere prima di un anno dal vostro acquisto, vi viene rimborsato completamente e ve ne viene inviato uno nuovo. Cosa veramente molto figa, perché ripeto, sono quel tipo di oggetto che viene messo sotto estremo sforzo e si può facilmente andare a rompere. Ultima piccola cosa che ho adorato, come vedete c'è scritto 4M16 magazines, ovviamente fitta e vi può stare e prende, diciamo, è compatibile con la maggior parte dei caricatori da M4, R15, M16 eccetera eccetera eccetera, e oltre a quello può essere posto all'interno di una tasca del tattico. Prima che cominciate a urlare, faccio una premessa: può essere messo all'interno della tasca di un tattico, va ovviamente chiuso, quindi dovete andarlo a girare. Vi consiglio di riempirlo al massimo, quando è riempito al massimo non fa questo rumore qui, quindi è perfetto, è sigillato. I pallini non cadono grazie alla cosa che vi avevo detto prima. Lo potete prendere e mettere in una tasca doppia da caricatore di M16. Quindi se avete una di quelle tasche dove potete mettere due caricatori da M16 insieme senza il separatore in mezzo, questo entra perfettamente e ve lo potete portare dietro. E vi dirò che soprattutto per gli amanti del Sofitair, Milsim e pattuglia che ci sono nel nostro canale, questo è una grandissima figata, perché oltre a essere comodo tenere un sacco di pallini, è lo speed loader più veloce in commercio. Quindi quello che veramente ci mettete 3 secondi a caricare e mettere via. Chiaro è che quando siete in game potete anche tenerlo in una drop down pouch, quindi tirarlo fuori, mettere il caricatore e rimetterlo dentro senza dover stare lì a chiudere e scavare il resto. Quindi è veramente molto comodo ed è soprattutto piacevole da utilizzare, perché si adatta a vari scenario. Però ovviamente ci sarà tutta la parte di amanti degli AK tra di voi che starà dicendo: e noi che abbiamo dei caricatori diversi da quelli dell'M4, come dovremmo fare? Ecco che arriva in nostro soccorso un piccolo accessorio che va a risolvere tutti i problemi di compatibilità e andrà a rispondere anche a tutti quelli di voi che stavano per scrivermi nei commenti: io ho questo modello di caricatore, funziona con... Sì, con questo sì. Questo piccolo oggettino qui è un adattatore che può essere andato a inserire all'interno del nostro speed loader. Lo faccio vedere perché sono un dio magnanimo. In questa maniera rimane anche attaccato grazie al blocco di cui avevamo parlato prima. Voi potete andare a metterci qualunque tipo di caricatore e grazie a questa banda elastica potete anche tenercelo attaccato, che significa che se voi siete in piedi e non avete una superficie su cui appoggiare il caricatore, usando questo strap voi potete andarlo a caricare usando due mani, facendo le cose con calma, senza pericolo che il caricatore sbordacci fuori dei pallini o che vi cada per terra. Personalmente ho cominciato a giocare utilizzando, come tutti voi, le siringhe, quindi quegli affari che spingono i pallini, i BB loader come si suol dire, e li ho odiati sempre. Si piantavano i pallini dietro, non si riuscivano a utilizzare. Quando sono passato a uno speed loader mi è cambiato completamente il mondo, perché tutta quella parte di preparazione dell'attrezzatura diventava estremamente veloce. Ci mettevo veramente poco a caricare tutti e 6-7 i caricatori monofilari che mi devo portare dietro in un game ed ero veloce. E vi dirò che, sapendo quanto ci vuole a prepararsi e mettersi addosso tutta l'attrezzatura, avere questo piccolo affare vi avvantaggia tantissimo, soprattutto se non è uno speed loader economico che si spacca e che vi tocca comprarne 1, 2, 3 come ho fatto io, ma se partite direttamente con una cifra leggermente più alta con della qualità nettamente superiore, nonché vi aumenta ancora di più i tempi, perché questo è letteralmente lo speed loader più veloce
al mondo, è uno speed loader. Se poi teniamo conto che non siamo nemmeno limitati dal fatto che uno speed loader normale può essere compatibile esclusivamente con caricatori da M4, ma che questo particolare modello con l'adattatore è compatibile con qualunque tipo di caricatore, potete caricarci anche i caricatori della pistola se proprio volete, che altro vi devo dire? Bene, qui da Red è tutto, trovate in descrizione tutti gli articoli di cui ho parlato che vi portano direttamente sulla pagina del Monopoly Software Shop, ovvero il negozio di software che mi sponsorizza e mi permette di fare questi incredibili video. Potete trovare un po' di informazioni in più, roba interessante, andateci a cliccare su. In descrizione trovate anche i nostri Instagram, venite a farci un salto, sta per arrivare una nuova ventata fresca di contenuto, li pubblichiamo entrambi, veniteci a seguire così da essere sempre aggiornati in tempo reale sulle nuove cose che stanno per succedere, compresi sondaggi, votazioni e tantissime altre cose. Io vi auguro un buon weekend, qui da Red è tutto e stay hungry!